C'era una volta la zona Cesarini, buon centravanti bianconero, specializzato nel gol negli ultimi 5 minuti. Divenne celeberrimo soprattutto per questo. Calcio da altri tempi, oggi si segna all'ultimo secondo. Il calcio come il basket, quante vittorie e sconfitte a fil di sirena, ove un minuto di gioco è un'eternità e il tiro estremo un lampo che cambia il destino. Calcio basketizzato, se volete, gol a grappoli su tanti campi, a fil del triplice fischio. Anche qui, ove il fatidico recupero diventa come nella pallacanestro ormai il top show dell'intera gara, ecco, basta guardare i tabellini su ogni fronte, un lampo, due lampi, ecco, tutto cambia. Anche il calcio ormai apre a questa nuova frontiera, quella che mai davvero si fischia, mai il risultato è quello definitivo. Amici sportivi, buonasera e ben ritrovati dunque a Fuorigioco. Partenza sorprendente, qualche problema sul RVM della sigla, ma comunque diciamo sono cose che capitano, essendo anche normalmente in diretta. Dicevamo, come nel basket, il calcio è diventato ormai last second, nel senso che mai l'arbitro fischia alla fine, mai il risultato è quello. Tanti, tantissimi gol su tutti i fronti di Serie D di eccellenza, proprio segnati negli ultimi istanti di partita, sia, ripeto, in Serie D che in eccellenza. Ormai i famosi tre minuti di recupero diventano quasi devastanti sul fronte della formulazione del risultato. Dato appunto il sale di questa puntata, ne parleremo anche con chi di dovere, signori, risultati e classifiche per quello che riguarda i campionati di Serie D molto rapidamente. Per quello che riguarda il girone A, ecco i risultati, si tratta di Asti Albese 1-0, Vado Chieri 3-1, Chiavari batte Caratese 2-0, Lavagnese Verbagna 0-0, Novese Prodonero 4-4, Bogliasco Giana 1-1, Santiago Arronese 0-0, Dertona batte Sestri 2-0, Valle d'Aosta Borgomanero 0-0. Questi risultati del girone A. Vediamo subito la classifica del girone A con Borgo Seggia, Chiavari e Vado a quota 7, Caronese, Novese e Rapallo a quota 5 e poi Asti e Sestri Levanti a quota 3. Sul fondo da segnalare un punto per Verbagna e Lavagnese. Molto rapidamente il girone B, eccolo qui, i risultati di ieri. Alzano Golzano 0-0, Prosesto batte Borgo Manero 2-0, Piacenza batte Alecco 3-1, Inveruno batte Caravaggio 3-1, Castellana batte Legnago 1-0, Pontisola batte Mapello Bonate 1-0, Pro Piacenza Olginatese 3-3, San Bonifacese batte Darfo 2-1, Serenio Aurora Seriate 0-0. La classifica del girone B, questa I, con la matricola terribile Inveruno a quota 9 con la Castellana, Prosesto, Piacenza, San Bonifacese a quota 7, Pontisola a quota 6, Caravaggio e Pro Piacenza a 4, Mapello e Bonate a quota 3 con il Darfo, Legnago, Olginatese e Serenio a quota 2, Gozzano, Lecco e Aurora Seriate a 1, Alzano e Borgo Manera a quota 0. Pardon. Gozzano 2 punti, sì, chiedo scusa. E l'Alzano, perché adesso dobbiamo anche controllare tre volte i risultati classifiche perché ci danno sei volte le cose diverse. Allora, prendendo atto, il girone D, dove opera in modo particolare il San Colombano, al terzo pareggio consecutivo con il Castelfranco, la Massese continua a vincere, ha battuto anche il Romagna per 2-1. Il pareggio, l'ennesimo, comunque sempre punto pesante per quello che riguarda il Palazzolo che ha impattato a Camaiore. Vediamo qui la classifica, per meglio dire le zone alte di questo raggruppamento che vede la Massese e la Correggese a 9, il Ceccato a 7, le Formigine a 6, il Castelfranco a 5 e via via tutto il resto. Dato i numeri della giornata, veniamo per quella che riguarda l'eccellenza. I numeri di ieri sono i seguenti, ovvero sia il girone A la terza giornata, cioè il girone dispari come suol dirsi,
Pustese, Sestese 0-0, Lignano batte Vinaterio 2-0, Vergiatese batte Provigevano 2-1, Sant'Angelo Vigevano 0-0, Sobrasonese Fenegrò 2-1, Trezzano San Giuliano 0-0, Villa Cassano Magenta 1-1, Verbano Arcona Tese 4-3, ha riposato l'Oltrepò Voghera. La classifica vede al comando il Legnano a quota 9, il Trezzano a 7, Sobrasonese Oltrepò e Verbano a 6, Sant'Angelo Magenta a 4 e via via tutto il resto del plotone. Ripeto, girone dispari, e qui siamo all'ennesima dimostrazione di quello che si deve smentire poi in estate. Il girone B con l'Ardor Lazzate che batte la Cisanese 2-0. Galbiatese batte Mariano 2-1, Real Milano Cavenago 0-0, Rivoltana Fanfulla 0-0, Sondrio Base 3-0, Trevigliese batte Desio 2-1, Verdello Crema 2-0, Cisarano batte Villa d'Almè 3-0. Questi sono i risultati maturati appunto ieri sul fronte del girone B di Eccellenza, la seconda giornata. Sondrio e Verdello e Cisarano a quota 6. Cavenago e Ardor Lazzate a 4, Crema, Trevigliese, Galbiatese, Cisanese a 3, Real Milano a 2, Fanfulla eccetera eccetera, tutto a quota 1. Anzi, Fanfulla a quota 1, esatto. Siamo davvero in ambasce con i risultati delle classifiche, perché davvero stiamo schermando su vari fronti e c'è sempre una differenza clamorosa da sito a sito. I risultati: Bruso Porto batte Travagliato 2-1, Castegnato Governalese 3-2, Grumellese Calcinatese 0-1, Cidiverghe batte Orso 2-0, Scanzo batte Sarnico 1-0, Asola batte Sovere 1-0, Valle Camonica Nuvolera 2-2, Villongo batte Pedrocca 2-0. Dato i numeri della giornata con la classifica per quello che riguarda la zona alta di questo raggruppamento, con Bruso Porto e Castegnato a quota 6, Nuvolera, Calcinatese e Asola a quota 3. Tutto il resto diciamo in gruppo, usando un'espressione tipicamente ciclistica, ma ripeto, siamo solo alla seconda per questo raggruppamento. Ripeto, salvo errori e omissioni, perché credetemi, stiamo scaricando su tutti i siti, che va dal Televideo, dalla Rai a qualunque altro sito, troviamo sempre risultati e classifiche diverse uno dall'altra, e credetemi, spesso e volentieri si fa un po' fatica, si rischia anche di fare la figura da cioccolataio, come suol dirsi in questa circostanza. Ho detto bene, Gozzano 2 punti. 2 punti. Ecco. Ecco gli ospiti di questa serata. Torna Giovanni Cefis. Buonasera Giovanni, Buonasera a tutti. allenatore, e do il benvenuto a Gianni Casali, figura mitica nel mondo del calcio, tanti anni al Ponte San Pietro, da Buonasera a qualche tutti. anno a Gozzano. Gozzano. Da Allora, Torino. io volevo cominciare da Giovanni. Dicevo nel cappellino introduttivo, mai come in questo avvio di stagione, tanti gol, tante partite decise tra il 90 e la fine della partita. Come te lo spieghi? Ma me lo spiego il fatto che nelle prime giornate diciamo che un po' tutte le squadre sono abbastanza sbarazzine, quindi giocano per risultato pieno anche fino all'ultimo secondo e quindi possono succedere questi cambiamenti di risultato negli ultimi minuti, poi dopo lungo andare del campionato queste cose si sistemano perché dopo chiaramente la classifica man mano diventa più importante. E sicuramente queste cose nel girone di ritorno Fattore cambiano. atletico, fattore psicologico, fattore mentale di scarsa concentrazione. No, io credo proprio il fatto che all'inizio tutte le squadre se la vogliono giocare fino alla fine della partita, pur magari sapendo di essere inferiore alla squadra che hanno di fronte, però, ripeto, dopo qualche giornata sicuramente queste cose di avvio vanno a scomparire, perché chiaramente dopo i punti, anche se sono importanti questi, però dopo diventa sempre più critici e man mano va avanti il campionato, poi specialmente il girone di ritorno, sicuramente queste cose non accadono. Sei d'accordo con la disamina, Gianni? Sono d'accordo, a noi del Gozzano è successo 2 domeniche fa, vincevamo 2-0 al 38esimo secondo tempo, abbiamo preso 3 gol negli ultimi minuti e abbiamo perso 3-2. Per quanto ci riguarda è stato un fattore, secondo me, psicologico. Raggiunto il 2-0, sembrava partita finita, vinta, però
abbiamo mollato e gli altri invece hanno continuato e Sì, ci in hanno effetti, sconfitto. poi lo vedremo, perché stasera preparate, perché abbiamo un po' di gol da farvi vedere. Anche mercoledì in Coppa Italia, la tanto vituperata Coppa Italia, a Mapello, il dato di scena, Mapello il Ginatese, è finita 5-4. Se calcolate che al 89esimo vinceva 4-3 il Mapello Bonate e dall'89esimo abbondante al 93esimo l'Olginatese ha ribaltato la situazione, ecco spiegato forse i cali, non so se di tensione, atletici, agonistici, chiamateli come volete. Quello che è successo a Mapello mercoledì poi si è ripetuto puntualmente su tanti altri campi, sia in Eccellenza appunto che in Serie D. Serie D che io reputo già indecifrabile ad oggi, al di là del Piacenza che bene o male fa Piacenza, il Lecco che fa Lecco a nome, l'indecifrabile Pro Sesto che disputa una partita scialba comunque in casa con il Caravaggio, però fa due vittorie esterne. Posso dire che il Gozzano a questo momento è forse la squadra delusione di questo video? Sì, siamo anche noi rammaricati per i risultati iniziali, diciamo così che la sconfitta di 2 domeniche fa, nei minuti di recupero ci ha condizionato comunque la classifica. Però Gozzano sul che è sul piano del mercato. gioco non ci dobbiamo Gozzano che è lamentare, ancora sul mercato. anzi. No, siamo vigili. Ci si è fatto male il portiere di riserva e quindi dobbiamo andare a recuperare un portiere sicuramente. Cerezza ti aspetti, Gianni? Siamo lì via, è sempre difficile anche trovare gli aggettivi perché corri il rischio di. Ma credo che sia sulla falsariga dell'anno scorso, principalmente nel girone, diciamo, questo bergamasco dove ero io a Cesarano, penso Cesarano, Sondrio siano quelle accreditate Cesarano per. o Sondrio con i favori del pronostico meritatamente o Cesarano e Sondrio gli diamo i favori del pronostico perché non sappiamo chi darli altri. Ma perché credo che sicuramente sono quelle che hanno dichiarato a priori la voler vincere il campionato, quindi le altre non credo che Verdello voglia vincere il campionato, anche se per carità dovesse succedere nessuno si scandalizza, però mi sembra che delle altre forse c'è ancora il Cavenago che può essere ancora una Sì, pretendente. ma il presidente di Barbati ha sempre detto che il massimo del massimo per Cavenago è Sì, credo capitato. anch'io, vedendo la struttura, credo anch'io che già l'eccellenza sia. Quindi, con tutto il rispetto, struttura per struttura, anche No, no, Cesarano anche non è che può. Cesarano, sicuramente anche Cesarano per la struttura che ha, già l'eccellenza è troppo, insomma. Però è Sì. chiaro che questi anni hanno sempre cercato di questo salto di categoria e penso che vedendo le squadre, dopo il resto Mauro Bernardi sarebbe. settimana scorsa in questa serie di essere del Mariano Comensi mi disse che tutto sommato anche noi partiamo per vincere. Non so se. Vabbè, a parte anche, penso, Real Milano, che è un punto così, partono tutti per vincere. Dopo i valori durante il campionato si sa che fanno il proprio campionato, quindi. Abbiamo detto della Coppa Italia che ha dato i suoi verdetti, è passato bene il Pontiso, la Pontiso che sta facendo ancora bene. Ovviamente anche in campionato, ieri con la vittoria nel derby con il Mapello, eccetera, eccetera. Non mi aspettavo un Mapello così carico di problematiche dal punto di vista degli effettivi, dal punto di vista del gioco, dal punto di vista della tenuta nervosa, dal punto di vista così, dei posizionamenti sul terreno di gioco. I 3 gol della settimana scorsa, i 5 gol di metà settimana e la sconfitta con il Pontiso, cioè 3 sconfitte in 8 giorni non sono mai casuali, è un brutto campanello d'allarme, no, Giovanni? Sicuramente deve fare nella giusta misura, far riflettere tutto l'ambiente, perché chiaramente prendere 5 gol in coppa quando a 2 minuti alla fine si era in vantaggio 4-3, perdere la partita col Ponte che si sa che da quelle parti è sentita, però è chiaro che il Mapello deve
deve restare tranquillo perché secondo me la rosa Ecco, ce non l'ha. farsi prendere né dal panico né No, dall'isterismo, credo che sia. sarebbe assurdo adesso dopo 3 giornate farsi prendere dall'isterismo, però una valutazione attenta sicuramente va fatta. Valutazione attenta che fate anche a Gozzano. Sì, sicuramente. Noi abbiamo esordito bene a San Bonifacio contro la San Bonifacese, pareggiando 1-1. Purtroppo, ribadisco, è venuta con la sconfitta in casa che così ci ha lasciato un po' di rammarico. Ieri abbiamo pareggiato bene a Zano 0-0, Sì. Poi conducendo per ampi parlerò anche tratti la della Zano perché partita. non è che mi ha così destato particolari entusiasmi quando l'ho vista 8 giorni fa. Insomma, è una squadra che ha dei grossi, grossissimi problemi, anche di organico, di gioco, eccetera, eccetera. Abbiamo detto di Mappello, Bonanza e Olginatese. È finita 5-4. Una partita che raramente si vede, li vedi solo in Coppa Italia questi tipi di risultati. Proprio per sgombrare il campo, sia il Mappello sia il Bonate ci tene... Perdono, sia il Mappello Bonate sia Olginatese. l'Olginatese ci tenevano a proseguire il cammino di Coppa. Quindi l'amarezza è doppia per il Mappello Bonate che ha visto sul filo di lana perdere la qualificazione. Naturalmente motivo d'orgoglio per l'Olginatese che è riuscito a portare a casa questa brillante qualificazione. Può partire il servizio. Allora, Lucio Seghezzi, la Coppa Italia ha sempre riservato delle sorprese, ma oggi credo abbiamo toccato davvero il limite massimo. Mappello che nello spazio temporale di 3 minuti, con la qualificazione in tasca, praticamente l'ha buttata via. Beh, senz'altro non si lamenteranno i tifosi che hanno pagato il biglietto, perché vedere 9 gol nello spazio di una partita al giorno d'oggi non è così facile. Ti dirò che anch'io stavo andando e ho detto ormai ha vinto, pensa a te. Invece tutto ad un tratto ribaltata e hanno avuto una sconfitta, una difesa abbastanza allegrotta, vista così oggi, abbastanza allegrotta. Però sono i risultati giusti della Coppa Italia che a volte uno... Però ostrega, 3 a 2 minuti della fine vinci, pareggi, stavamo gustandoci i rigori, a perdere addirittura, lì davanti l'Olginatese non è che abbia un bomber di cosa, però sono rapidi, veloci e hanno messo un po' in crisi, peccato. Mi sembra proprio la cosa della partita che tutte e due sono state brave a evidenziare i difetti dell'altra. Sì, diciamo che fatti un po' leggero perché al primo tempo sono partiti così e così, poi l'Olginatese ha impostato un attimino il suo discorso, pam pam pam, è riuscito ad andare in vantaggio. Poi, con l'entrata anche di Sorti, col cambio un attimino, la squadra di Bolli si è aumentata e si è messa un po' a dominare la partita. E pensavo che la chiudesse, ormai vedere il risultato, mi ha chiamato adesso un amico, fa ma... È vero o è impossibile? Perché a 3 minuti alla fine vincevano, hanno perso, so, in 3 minuti hanno preso 2 gol. E credo comunque che il Mappello, parlando delle squadre a noi più care, abbia qualche problema, è stato evidenziato soprattutto nella prima frazione, dove soprattutto a centrocampo, in fase di costruzione, ma soprattutto in fase difensiva, ha denotato ampi limiti. Ma no, io ti dirò che il Mappello l'avevo visto a Caravaggio, mi sembra, Mi ha fatto una buona impressione anche a me. ma mi ha fatto una bella impressione, mi hanno detto che in Coppa ha fatto così e così, oggi, ma forse le partite di Coppa Italia sono un po' strane, perché magari anche le società o magari utilizzano qualche giovane che non sta giocando o qualcosa, non sono mai veritiere al 100%, perché speriamo di no, perché se no fatto così c'è un po' da tribulare. Però non è il Mappello vero quello visto adesso, perché in 10 minuti si prende 3 gol, è un po' una cosa che le squadre di Marco Bolis non sono così. Le squadre di Marco Bolis sono belle coperte, tutto, giocano un buon calcio. Io penso che sia fatto di come si affronta la Coppa Italia. Coppa Italia è un po' affrontata così, io invece dico che le prime partite la Coppa Italia va affrontata bene perché ti tralascia di fare amichevoli strane, perché ti fai la tua bella Coppa Italia, poi magari non ha più senso andare avanti perché se non hai una rosa vasta, però io penso che sia solo una battuta passeggera. Hanno tutte e due da lavorare perché anche l'Olginatese ha cambiato ben 7-8 giocatori dell'anno scorso, ma io penso che saranno ancora due squadre che potranno dire bene la loro nel campionato di Serie D.
Colgo la tua presenza per una battuta flashback sul campionato in se stesso. Piacenza, 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 un luogo comune, ho bisogno per forza di cose e puntare sul Piacenza. Ma io direi di stare attenti al Pontisola ancora, perché il Pontisola è la squadra che ha cambiato meno, ha cambiato magari in più l'allenatore, però l'allenatore è sempre stato un allenatore in campo. La squadra che è rimasto Crotti, per me non è che si sia potenziata, non è che avesse bisogno di potenziarsi, è un'ottima squadra. Attenti al Caravaggio, perché il Caravaggio è una buona squadra con uno dei migliori allenatori che c'è sulla piazza, e poi c'è sempre la sorpresa, diciamo che il Piacenza è lì perché quest'anno ricordiamoci che il salto della Serie D vuol dire due campionati, si ritrovano in C1, però dico che le nostre bergamasche potranno dire la loro qualcosa su tutti il Pontiso. Grazie mille Lucio. Ed eccolo qui, 5-4, con parecchi errori difensivi. Stavo anche benino con la tuta del Mappello Bonati, vi ringrazio anche i dirigenti del Mappello Bonati, anche perché faceva un certo fresco, il primo freddo pomeridiano, insomma, si sentiva, poi la mia età ormai è abbastanza evidente. Che dire, al di là della Coppa Italia, che di solito è la panacea dei mali della domenica, ma risulta devastante se la perdi in maniera brutale, come ha fatto il Mappello Bonati, per fare così. E quindi ecco che poi lo 0-1 in casa con il Ponte su Pietro che brucia non è una novità. Ponte che assieme a Piacenza è e rimane la favorita. Sì, penso di sì. Hanno confermato gran parte della squadra dello scorso anno che è arrivata seconda. Poi hanno l'attacco fortissimo sempre con Salandra. Hanno avuto il ritorno di Crotti. Quindi la squadra è consolidata e sicuramente farà bene. Ci fermiamo un secondo, andiamo in pubblicità, poi torniamo sul discorso più legato anche al Cesarano con Giovanni Cefis. Crespi SRL, azienda fondata dai fratelli Crespi, Angelo e Antonio, da oltre 60 anni produce e commercializza granaglie, cascami e in particolare mangimi semplici sottoprodotti del riso. I nostri prodotti vengono puntualmente campionati ed analizzati. La nostra azienda è dislocata al centro del Lodigiano, in via 20 settembre 50, a Sant'Angelo Lodigiano, tra le province di Lodi, Pavia e Milano. Distribuiamo con mezzi propri prodotti per l'alimentazione animale degni della migliore qualità, oltre ad offrire un servizio logistico veloce, preciso e puntuale. Chiamaci al numero 0371 96278 o visita il sito www.crespisrl.it. Undici anni di successo e tutto grazie alla vostra fiducia. Babilonia si rinnova. Babilonia è orgogliosa di presentare alla vostra attenzione tutto il meglio della moda. Babilonia, dove eleganza, stile, qualità e prezzo sono da sempre il nostro cavallo di battaglia. Il nostro punto vendita è presso il centro commerciale Il Castello, a Sant'Angelo Lodigiano, chiusi solo il lunedì mattina. Babilonia ha inoltre il piacere di comunicare che ogni giorno troverai grandi offerte, non saldi, ma veri affari di giornata. Babilonia, le grandi firme della moda. Babilonia, la grande firma che firma te. Chi conosce Babilonia sa. Dalla passione per lo sport e dalla comprovata esperienza nel settore nasce NM Sport Service. NM Sport Service fornisce assistenza, rappresentanza e consulenza di vario genere per società ed atleti sia italiani che stranieri, consulenza commerciale di marketing e comunicazione, ricerca di sponsorizzazione e organizzazione di eventi. Inoltre, con l'ausilio di esperti del settore, NM Sport Service fornisce a società e tesserati assistenza legale, fiscale, assicurativa e commerciale e molto altro ancora. NM Sport Service a Bergamo in via Guglielmo d'Alzano 4, telefono 035 04 31 707 oppure 331 90 38 588. Il nostro sport preferito è quello di aiutarvi a fare sport. Pasticceria Cerri a Sant'Angelo Lodigiano. Pasticceria originale dolce, salata e gelato yogurt. Inoltre gli amaretti Nosotti, specialità di Sant'Angelo Lodigiano. Pasticceria Cerri, via Diaz 39,
telefono 0371 210192. Nella bellissima location di Cascina Verde Po potrai festeggiare qualsiasi tipo di evento e anche celebrare matrimoni civili o religiosi all'aperto. Oltre alle nostre proposte standard, possiamo organizzare e proporre menu personalizzati per occasioni particolari con prodotti di prima scelta e servizio altamente professionale. La vastità della scelta che possiamo proporre è tale da rendere possibile la realizzazione di qualsiasi tipo di evento, con la qualità sempre in primo piano ed il servizio all'altezza delle situazioni. Ti aspettiamo alla Cascina Verde Po, a Spessa, in provincia di Pavia, piazza Angelo Sturi. Telefono 0371 90008. Dopo la pausa, allora, parliamo anche delle persone. Giovanni Cefis l'anno scorso allenava il Cisarana, ha fatto un buon campionato, anzi, ottimo campionato. Di solito il Cisarana veniva meno nei momenti topici della stagione. L'anno scorso ha confermato invece che insomma, c'era stato un passo in avanti. Non si è stato confermato. Virgola, l'hai presa male, punto. Ma presa male, penso che qualsiasi allenatore, se non viene confermato, la prende male. No? Penso sia normale se uno ritiene di aver dato il massimo sul campo con i propri giocatori per ottenere il massimo. Questo è il dubbio. Io penso di, con i miei ragazzi, di aver fatto in un anno e mezzo... No, ma il motivo della non riconferma. Cioè, mi trovo strano, un allenatore che fa bene la stagione prima, se proprio lo devi, fra virgolette, lasciare a casa, esonerare, usate voi il termine che trovate è più congruo, devi dare una giustificazione. Mi sembra evidente, almeno credo fra uomini. Sì, ma mai adesso. Ma parlare di uomini, sinceramente, viene dura ormai adesso nel calcio. Perché, vabbè, se io devo dare le mie motivazioni che mi sono state date, sono state quelle che praticamente io non parlavo a due dirigenti. E poi parlando col presidente, probabilmente era al contrario, visto anche le motivazioni che del per cui queste persone non parlavano con me. Cioè, una era che aveva convocato dei giocatori della prima squadra nella junior senza mai avvisarmi, e quando io ho chiesto almeno una chiamata, una telefonata, mi è stato detto che io mi lamentavo sempre, dopodiché non mi ha più parlato e sono testimoni tutti. Comunque diciamo che la simpatia e la permolosità. Ma ormai adesso i risultati devastanti. I risultati, secondo me, lasciano il tempo che trovano, che probabilmente bisognerebbe lavorare di più fuori dal campo che nel campo, perché se le motivazioni sono queste, se le motivazioni sono che io metto in punizione un ragazzo della juniores che adesso non c'è già più perché l'hanno mandato via, e senza dirmi niente lo reintegrano, e quando io chiedo almeno rispetto in una volta in un anno, mi si mette sul muso, non mi si parla, e poi si va dal presidente a piangere e dire che io non parlo con loro, e allora va bene così. Cioè, io quando mi sento dire da una società che c'è il rispetto dei ruoli, ritengo che sia giusto e doveroso mantenerli fino alla fine della stagione. Ecco, il rispetto dei ruoli è stato un dogma che mi ha segnato un grande, Aldo Jacopetti, ai miei tempi del fanfull. Ognuno faceva da A. Quando ti sembrava di essere alla A, chiamavi, posso farlo, non lo posso fare. E la risposta, tu fallo, se sbagli poi, ci penso. Però per dire che il rispetto dei ruoli, spesso e volentieri, già da vecchio dirigente, diventa sempre importante, un fattore che fa gruppo, che fa serenità, se c'è il rispetto dei ruoli e delle persone. Sicuramente. Purtroppo nel calcio di oggi ci sono tanta gente che si improvvisa dirigente, ecco, e il rispetto del ruolo va a farsi bene. Se non basta mettere la giacca con lo se invece sei cresciuto in determinate scuole dove c'è il rispetto dei ruoli, passato gli anni. In effetti quello sì, c'è la preparazione anche del dirigente che è importante. Non si fa il dirigente perché ci metti due lire perché indossi la giacca. Punto.
Pronto, buonasera. Pronto, buonasera, signor De Vecchi. Buonasera. Buonasera, per tutto vorrei fare i complimenti a Cefis, un bravissimo allenatore, soprattutto una persona, un'ottima persona. Non ho mai capito come mai non sia andato in squadre, secondo il mio punto di vista, squadre con la S maiuscola, perché col suo valore secondo me merita di andare ben oltre le squadre qui intorno della Bergamasca e tutto quanto. E per cui mi auguro che col tempo riesca anche lui a, visto che in giro ci sono tanti quegli allenatori che francamente non so come facciano a farlo, allenatore, per cui mi stupisco di vedere uno come Cefis che non sia una grossa squadra. Questo ecco, mi scusi, io la inviterei gentilmente a arrivare alla domanda perché stasera... La mia domanda è questa. Io ieri, leggendo ancora sulla cronaca in generale, ho visto che si è ancora toccato l'argomento Piacenza ancora. Io non vorrei che l'argomento Piacenza sia equivalente all'argomento Pergo dell'anno scorso, cioè della carta stampata, quando certi personaggi mirano l'inizio del campionato a una squadra e la bersagliano dall'inizio del campionato alla fine. Ieri può darsi che giustamente abbia avuto qualcosa, però se mettiamo in discussione una squadra come il Piacenza, cioè io dico ben venga. Guardi, nessuno mette in discussione. Io mi sono permesso nella mio breve cappellino, mi ne porto testimone, per esempio, ho detto l'indecifrabile Prosesto, il Lecco che è il Lecco a nome, il Piacenza che bene o male fa il Piacenza, perché il Piacenza è andato a vincere appunto a Lecco. È vero, ha giocato a porte chiuse, un ambiente surreale, ha giocato in una... però perdeva 1-0 e è ribaltato il risultato fino al 3-1. Visto che ho tantissima gente che abita da quelle parti lì e tantissimi che mi hanno detto di andarla a vedere, diciamo, il Piacenza, perché oltretutto hanno una tifoseria stupenda. Sì, e adesso anche... poi sicuramente Andrea le rimetterà in onda quelle immagini che abbiamo registrato appunto in occasione di Piacenza e Borgo Manera. 2.100 persone allo stadio, ecco, che possono sembrare vuoto. Ecco, bravo signor De Vecchi, è proprio quello lì che quello che la gente purtroppo non capisce. Cioè se noi facciamo il campionato nel nostro piccolo, quello che voglio dire, con tutte le squadre bergamasche, secondo lei la sua trasmissione in generale, che trasmissione sarebbe? Cioè in generale, cioè quando uno ha una squadra, se sono delle squadre forti in generale, così, si vede un calcio, cioè si va a vedere una squadra che ha una logica? Eccolo qui, queste sono le immagini che ho registrato appunto la domenica scorsa, proprio in occasione del debutto. Secondo lei è un bel vedere, penso, vedere uno stadio? Certamente sì, però c'è da fare una notazione. È una domanda che mi sono posto spontaneo tornando da Piacenza. 2.100 persone all'interno del stadio Garilli a Piacenza è come mettere in un bicchiere due dita d'acqua. Appare sicuramente vuoto, però ci sono sempre due dita d'acqua. In uno stadio come il Garilli, che può contenere 22 o 23 mila persone, e ne metti dentro 2.000, può apparire vuoto. La domanda che uno poi spontaneamente si fa, ma quando ci sarà Mapello Bonate Piacenza, ci sarà Pontisola Piacenza o altre situazioni, dove li mettono questi? Perché c'erano 2.000 persone alla prima. Poi vince a Lecco, io sono convinto che alla prossima con Legnago in casa saranno un centinaio in più. Poi come lei mi insegna, più si vince, più è bello salire anche sul carro del vincitore, più è bello andare allo stadio, ti piace, ti diverti, vedo un po'. Io gli dico la verità, onestamente parlando, gli dico la verità. Io ho smesso di andare al campo e seguo tante volte Olpergo, tutte quelle società in cui mi piace andare a vedere non solo la partita, piace vedere anche la coreografia. Il pubblico. La squadra degna. Se io devo andare a vedere, Pontisola, dicono la prima, due nomi che mi viene con Seriate o qualcosa, e mi trovo lì, o col Caravaggio, mi trovo lì 100 persone, capisce che a quel punto qui, cioè, non li spendo nemmeno i soldi. Perfetto, senta, io la devo interrompere, comunque adesso lei, come sempre, ha dato un input. Grazie. Grazie mille. Allora, è vero, è bello andare in uno stadio dove c'è tanta gente, insomma, fa un certo effetto. Così come non è giusto dire, beh, vai a Seriate, vai a Mapello. Quello è il bacino d'utenza e quello necessariamente devi fare di necessità e virtù. È evidente però che ci potrebbero essere
dei grossi problemi di carattere, fra virgolette, logistico. Io uso il termine logistico, non voglio sentire dire già da adesso problemi di ordine pubblico, di sicurezza. Sicurezza e ordine, per cosa? Prima deve avvenire il cosiddetto reato, poi si discute. Ma certo che se arrivano 500 persone che si mettono a urlare laddove non si è mai urlato, laddove è sempre stato più un cimitero che un campo di calcio, è evidente che crea disagio. Io lo chiamo pathos da panico stupido. Gianni? Comunque, io, cioè, quello che voglio dire io, al di là della Serie D, è un problema generale di tutto il calcio italiano, la mancanza di pubblico, che se andiamo a vedere in Serie A, ci sono gli stadi da 80.000 con 20.000 spettatori. La Cittadella, fuori. La Serie finale. C, idem come sopra. Cioè mille... La Serie C poi quest'anno senza le processioni. Cioè... Lascia il tempo che trovi. Però magari rivediamo qualche SMS, così li commentiamo anche noi, se Andrea carinamente me li mette in sovrappressione. Comunque sta cambiando il mondo, Gianni, nel senso che la prima divisione sta partorendo un qualcosa di nuovo per la prossima stagione. Attenzione, lo diciamo adesso, le 9 che scendono poi dalla serie, dalla seconda divisione, muteranno radicalmente il volto della Serie D. Detto in parole molto povere, se siete d'accordo. Una squadra che quest'anno arriva quarta o quinta, se scendono un po' di squadre, il quinto sarà un sogno quasi remoto, poi partire dal settimo a scendere. Cioè ci sarà maggiore qualità. Credo che Gianni, cioè, non sarà più facile fare le squadre. Possiamo anche fare il ragionamento inverso di quelli che quest'anno sono in Serie D, che l'anno 21 si ritrovano in C1, in Lega Pro. In Lega Pro è un doppio salto. Tutto con tutti i problemi annessi. Stadio, strutture, sì. Società, parco tecnico. Cioè deve, basti pensare che solo la fiducia credo che costi 600.000 euro. Insomma. Adesso con 600.000 euro fa 3 campionati in Serie D, ecco. E poi la struttura dello stadio che deve essere di 3.000 rotti in prima divisione deve essere a sedere. Sì, dovrebbe essere su 3.000-3.500. Adesso non ricordo, sono 2.450. Sì, ma poi tutto il livello, tutta l'organizzazione stessa. Poi la struttura societaria quello potrebbe essere ancora cambia almeno, radicalmente. Cioè... Allora, in questo incredibile campionato, senti, detto del Cesarano, però francamente, ti giuro, io... Se dovessi scommettere un euro contro 1.000, dimmi un altro nome, al di là del Cesarano, non lo trovo. Vabbè, Sondrio, secondo me, è una... anche se non ho visto nessuna squadra, però Sondrio mi dicono che sia una squadra attrezzata, già l'anno scorso era una buonissima squadra, che secondo me aveva l'attacco più forte del girone. Senti, poi i suoi problemi che hanno Sondrio, delle lunghe pause, per causa di forza maggiore, comunque sono sempre devastanti, anche perché il Sondrio poi ha sempre dei cali nei momenti in cui subentra la frustrazione, non si possono allenare, si allenano male, non giocano. Sì, però adesso hanno il campo, Sondrio, però adesso hanno il campo sintetico, campo, quindi anche il campo della partita di gara è più bello e quindi secondo me possono dirla loro, poi ripeto, ci può star tutto, però credo che Sondrio e Cesarano, il Cavenago, mi ha detto anche dell'Lazzate che siano una squadra. Ecco, l'Ardor, spiegatemi sta Ardor Lazzate, con tutto il rispetto, la mia, per l'amor di Dio, Dio me ne scampi. È sempre stata una squadra questa che navigava per fare un campionato di... Sì, sì, anche perché anche la struttura di Lazzate, se parliamo di Cesarano, ecco. Di altre... siamo lì, nel senso... Poi scopre che anche qua Guarda Lazzate ha velleità di promozione. Ma purtroppo è non lo so se dire pazzie o che cosa al momento, nel senso che vediamo il calcio in questi anni, ma ci sono delle realtà che hanno strutture minime per fare magari la prima categoria che si svegliano il giorno dopo a dire vogliamo andare su dall'eccellenza in Serie D o così e fanno, è vero, fanno questo queste è, cose. A Napoli, cioè, direbbe stiamo pazziando. Cioè se mi viene in mente, non so, qualche anno fa il Brembio, esatto. Che voleva salire, sì, poi però chiuso cioè, ci sono questi due anni di matti così, no? Quello che voglio dire è che
determinate società devono pensarci bene anche solo arrivare in Serie D, perché cambia radicalmente anche lì. Ne parliamo dopo Gianni, perché adesso ci fermiamo pubblicità, vedremo poi l'immagine di Caravaggio. C'è un episodio che va spiegato, mi sono permesso di chiedere lumi a chi di dovere. Può partire la pubblicità. Tecnica Sport, coppe, medaglie, targhe e trofei, veri capolavori per premiare i tuoi sforzi. Nel nostro showroom a Grafignana troverai il premio adatto alla tua manifestazione. Se vuoi fare un regalo di classe in argento, vieni a visitarci. Tecnica Sport, per una premiazione indimenticabile. Ci trovi a Grafignana, in via Roma 178. Tecnica Sport, quando un premio diventa un'emozione. In occasione del suo trentennale d'apertura troverete una vasta gamma di prodotti personalizzati di alta qualità artigianale. Crespi SRL, azienda fondata dai fratelli Crespi, Angelo e Antonio, da oltre 60 anni produce e commercializza granagli e cascami e in particolare mangimi semplici sottoprodotti del riso. I nostri prodotti vengono puntualmente campionati ed analizzati. La nostra azienda è dislocata al centro del Lodigiano, in via 20 settembre 50, a Sant'Angelo Lodigiano, tra le province di Lodi, Pavia e Milano. Distribuiamo con mezzi propri prodotti per l'alimentazione animale degni della migliore qualità, oltre ad offrire un servizio logistico veloce, preciso e puntuale. Chiamaci al numero 0371 96278 o visita il sito www.crespisrl.it. Centro Arredi Metalmark, 365 giorni di grandi offerte a prezzi incredibili. Quantità, qualità, prezzo, questa è la nostra forza. Incredibile vendita promozionale, con sconti fino al 70%. Le migliori marche al prezzo di fabbrica. Prezzi super convenienti per combattere la crisi e rilanciare il mercato del mobile. Cucina 3,15 m lineari completa di elettrodomestici, prezzo bloccato a 1.190. Cucina Tropea a partire da 1.850. Cucina Barcellona a partire da 1.650. Colori moda per l'ampia esposizione di soggiorni, tutti componibili a partire da 399 euro. Oltre 60 modelli di camere da letto moderne e classiche a prezzi incredibili. Camera matrimoniale completa a 499. Camera a partire da 899. Grande esposizione di divani in tessuto a partire da 299. Incredibile vendita promozionale su tutti i mobili in esposizione e su quelli ancora da ordinare. Centro Arredi Metalmark, presso il centro commerciale Le Piazze a Dorzi Nuovi, Brescia, in via Adua 36. Autofficina Barbieri, leader nell'assistenza e manutenzione di macchine industriali, motospazzatrici, macchine stradali e macchine da movimento terra. Concessionaria ISAL, Batmatic e autorizzato Bobcat per vendita e manutenzione. Professionalità, competenza e assoluta precisione nel lavoro è il nostro biglietto di presentazione. Ricambi originali Caterpillar, preventivi chiari e velocità nelle riparazioni. Autofficina Barbieri, Pieve Fissiraga, località Case Nuove, telefono 0371 239980. Vi aspettiamo. Edil Ferramenta, un nome che non ha bisogno di presentazioni, ferro, tubi, lamiere, bricolage, utensileria, sanitaria, automazione, giardinaggio e molto altro ancora. Vasta gamma di stufe a pellet di ultima generazione, economiche, comode ed ecologiche. Il nostro qualificato personale è a vostra disposizione per risolvere ogni vostra esigenza. Tutte le settimane promozioni sui prodotti originali. Edil Ferramenta, via Trieste 25, Sant'Angelo Lodigiano, ampio parcheggio. Allora, adesso andiamo a vedere una bella partita, ovvero sia in Verona, Caravaggio in Verona. Che dire, chapeau, tante volte chapeau all'Inveruno, una squadra davvero tosta, ha corso i primi 20-25 minuti davvero alla grande, ottima predisposizione tattica, dei giocatori che davano del lei al pallone, e non è cosa da
tutti i giorni a questi livelli. Insomma, un Inveruno che nulla ha rubato passando a Caravaggio, anche se in condizioni dal punto di vista della cronaca un po' particolari, ossia vince 1-0, subisce il gol all'88esimo abbondante, rimane in 10 il Caravaggio, e poi lo vedremo perché è un'espulsione che va commentata ad uso didattico, e prende 2 gol alla fine. Ciò non toglie che il Caravaggio, che ha fatto una buona partita, ha avuto 5-6 occasioni da gol solari, ha dato l'impressione di essere, fra virgolette, un po' leggerino in zona offensiva. Mancata quella determinazione, quella cattiveria, almeno secondo il mio modesto parere, che ha fatto sì che quelle occasioni che si erano venute a creare non sono state concretizzate. Ben diverso invece il rapporto che c'è nell'Inveruno. Come dicono i giornalisti bravi, cinico e spietato. Hanno un'occasione e questi fanno gol. Può partire il servizio inerente appunto a Caravaggio Inveruno. 3-1 per l'Inveruno capolista. Allora, con Giuseppe Prevedini, tutto il bello del calcio e il brutto del calcio in una manciata di secondi, un po' il leitmotiv di questa settimana. Riagguantare una partita sul filo di lana e sul filo di lana riperto. Sì, beh, sicuramente la partita ha avuto un volto, diciamo, positivo per l'Inveruno, non togliendo niente all'Inveruno, che mi sembra un'ottima squadra, soprattutto da centrocampo in avanti. Però questa partita era una partita di pareggio e sicuramente il pareggio sarebbe stato impostato al Caravaggio. Loro sono andati in vantaggio sulla prima azione che hanno avuto, poi noi abbiamo fatto la sagra di gol mancati. Il calcio è questo, va accettato. Abbiamo fatto l'1-1 a 4 minuti, 3 minuti dalla fine. E appena fatto palla centro in azione di contropiede loro, giocando in casa noi, oltre l'espulsione di Sonzoni per doppia munizione, è successo il 2-1, poi del 3-1 al 94esimo, 95esimo, non ha nessun effetto per il risultato. Di quello, nelle 6 occasioni o 7 del Caravaggio, mi è parso che è mancato anche quel filo di concentrazione, di cattiveria, proprio nel momento topico. No, non è che secondo me a volte ci vuole anche un pizzico di fortuna, perché a volte quando si fanno le conclusioni a portiere battuto si calcia a botta sicura, rinvia il difensore sulla linea sopra la traversa o al limite dei pali, non è questione di concentrazione. Sicuramente la mancanza di Valenti, che per noi è lo stoccatore principe della squadra, qualcosa può aver influito, però i giocatori non è che posso dire niente, sapevamo che l'Inveruno è un'ottima squadra soprattutto in attacco e oggi l'ha dimostrato. In effetti questo Inveruno sta dimostrando di non essere lì per caso. No, non è lì per caso, sicuramente ha l'aria dell'entusiasmo, della promozione, dall'eccellenza, e poi bisogna dare atto che questa squadra in avanti è pericolosissima. Indietro lascia un po' giocare, noi oggi abbiamo creato 6-7 palle gol, non siamo riusciti a realizzarne solamente una e loro ne hanno fatte 4, 3 hanno fatto gol, e quindi la differenza è proprio fatto, come dicevo, dalla concentrazione o anche dalla bravura degli attaccanti che hanno. Qualche ammonizione di troppo, evitabile come spesso accade, ma soprattutto un'espulsione che va rimarcata come una enorme fesseria. Sì, sicuramente il fatto del gesto di togliersi la maglia è un'ammonizione, però lì l'arbitro è stato un po' troppo fiscale, abbiamo avuto 6 ammoniti e neanche un ammonito dell'Inveruno, credo, quindi sicuramente 4 ammoniti, scusate, e doppia ammonizione con l'espulsione. Però questo, giocando in casa, andando in svantaggio, poi la squadra ha cominciato a aumentare un po' i ritmi agonistici e quindi per rimontare il risultato siamo soggetti sempre a giocare al limite del fallo. Giocando al limite del fallo ci sta anche 2 o 3 munizioni di una partita. È una partita che ovviamente non cambia nulla sicuramente, però sperando che questa battuta interna non lasci il segno soprattutto nella testa. No, non lascia sicuramente il segno nella testa, anche perché la mia è una squadra di esperienza, una squadra che è fatta da giocatori abituati a giocare in D con dei giovani ottimi, quindi sicuramente domenica andremo a giocare a Gozzano per fare la nostra partita. Oggi la squadra ha dimostrato che la squadra c'è, l'ho detto prima, a volte per giocare a calcio, il calcio è questo, ma per giocare a calcio ci vuole anche un pizzico di fortuna. Loro l'hanno avuta, meritatamente, hanno portato via il bottino pieno, però torno a precisare, un pari non avrebbe rubato niente l'Inveruno e forse sarebbe meritato sul campo il Caravaggio. Grazie.
Allora, in questa partita c'è un episodio, anzi due episodi in chiave didattica che vanno usati. Dopo l'1-1 del Caravaggio, adesso se Andrea mi rimette in onda il momento in cui c'è il gol del Caravaggio, Sonzoni, che è l'autore della marcatura, si toglie la maglia. Qualcuno dice che aveva solo abbozzato a levare la maglia. Ecco, adesso se mi fermi il fotogramma nel momento in cui Andrea si vede, se torna indietro. Ecco, adesso vediamo proprio nel momento in cui esulta, dovrebbe essere Gianni a torso nudo, quindi mi sembra legittima la seconda. Sì, qua si vede. A me qua. Sì, l'ha tolta. Qua torso nudo l'ha tolta. L'ha tolta completamente. L'ha tolta tutta, l'ha tenuta sulle braccia. L'ha rimessa. E l'hanno fatta rimettere adesso. Ecco. Io mi sono informato attraverso un arbitro quotato. Il regolamento dice, giocatore a torso nudo, se il giocatore si solleva la maglia fino all'altezza del mento è da considerarsi come se avesse tolto la maglia. Se invece il calciatore sotto ha un'altra maglietta, su ti voglio bene Maria o tutto quello che volete, basta anche l'accenno dove si vede sotto la scritta sulla maglietta, sempre è da ammonizione. Punto. Questo dice il regolamento. Diciamo che sono delle sciocchezze clamorose. Lo chiedo all'ex calciatore. Non si esulta più come una volta. Una volta ti dai la tua bella santa paga, ti abbracciavi, arrivederci, grazie. Se questa tutta questa scenografia che io non tollero. Non... Sì, no, infatti non la capisco neanch'io questa, perché ci sono mille modi per poter esultare per il gol senza doversi togliere la maglia e andare incontro a munizioni che... adesso ieri alla Caravaggio è costata la partita anche, e in altre, durante il campionato uno magari non ci pensa a prendere il cartellino, ma se dopo si vanno a sommare le giornate di squalifica che magari una società subisce per queste sciocchezze, chiamiamole così. È stato intelligente chi ha fatto il terzo gol del Liverpool, ha mimato che si levava la maglia ma non l'ha levata, ce l'aveva tenuta stretta. Ha salutato tutti, arrivederci, grazie. Posso dire una cosa? Sì. Che una volta c'erano le magliette di lana, se piovevano la toglievi di sicuro. Adesso sono di materiale tecnico, talmente leggero che le togli. Eccolo, vedete che una volta non le toglievi di sicuro. Questo mimo che si sta levando la maglietta, ma in effetti non la togli. Ma è un vizio di anni giocatori. Una volta, se uno si toglieva la maglia, promette l'allenatore. Sì, ma una volta erano anche espressioni di gioia più umane, soprattutto. Sembra di essere al cinema, stiamo vedendo delle cose che si possa esultare benissimo con tutta l'euforia del caso, mantenendosi la maglia addosso. Gianni, quanti anni sei stato a Ponte San Pietro? Sono stato 30 anni. Posso farti una domanda brutale? Ti lascio la facoltà di non rispondere. Ti sei lasciato sbattendo la porta, socchiudendola, facendo leggerissimamente rumore? Allora, né sbattendo la porta né socchiudendola, cioè io in cuor mio non mi ritrovavo più con determinati dirigenti e quindi in cuor mio avevo già deciso di abbandonare, e loro stessi ci siamo trovati che mi hanno detto di stare a casa, quindi in contemporanea io avevo deciso di stare a casa, certo, e loro mi hanno detto di stare a casa. Da Ponte San Pietro a Gorzano è una bella distanza. Ma i casi della vita, il direttore sportivo allora, 3 anni fa a Gozzano, era Fabio Scienza, che io avevo conosciuto da giocatore alla Virescit, nel frattempo era andato a giocare Paolo Zirafa a Gozzano, loro hanno vinto il campionato di eccellenza, sono venuti in Serie D, avevano bisogno di una persona che avesse un po' di esperienza in queste categorie, hanno chiesto la mia collaborazione e io ben volentieri sono andato. Attenzione poi allo sportivo dell'anno, vedrete poi una videata, non so se possiamo vederla subito Andrea, la mettiamo anche come gustoso antipasto. Come già detto la volta scorsa, sullo sportivo dell'anno quest'anno, come miglior calciatore di Serie D stiamo aspettando una conferma molto importante, sul miglior calciatore di eccellenza abbiamo già il patrocinio di Sprint Sport, quindi lavoreremo assieme. Aspettiamo solamente il dato ufficiale sul calciatore di Serie D, e anche qui davvero credetemi sarà una cosa
fantastica. C'è sul sito www.lombardiaingol, potrete trovare questa videata, questa pagina, dove potete poi scaricare con calma i dati per inviare il vostro voto attraverso il giornale, che poi verrà pubblicato. Ricordo che fra tutti chi voterà sarà ospite alla serata finale di quest'anno presso l'osteria La Ca del Parto, appunto nei paraggi di Lodi, poi vedremo il tutto. Adesso aspettiamo solamente la videata se riesce a mettermela in onda. C'è qualcuno che ti sta deludendo sul fronte dell'eccellenza, seppur alle prime due domande, non te l'aspettavi così? No, credo che tutto sommato mi aspettavo questo trend, diciamo, ci saranno confermato. Il Verdello era già un'ottima squadra l'anno scorso, la Rivoltana pensavo avesse più difficoltà, invece mi sembra mi sta sorprendendo, quindi sono contento di quello che stanno facendo. E il Villa da me chiaramente ha un po' cambiato rosa anche loro. Sì, per esempio la Grumellese, squadra che l'anno scorso doveva davvero fare grandi cose, poi non è riuscita a scendere la Bethesda, ieri ha avuto il primo passo falso. Non vorrei che quel trend... sta ripetendo, forse è iniziato forse come è iniziato l'anno scorso, dopo... l'anno scorso erano corsi ai ripari comprando, mi sembra, 3-4 giocatori, quindi facendo tornare Tagliente, prendendo Facchinetti e Trovesi da Caravaggio, e quest'anno hanno iniziato ancora. Vabbè, domenica scorsa hanno avuto scontro diretto col Ciliverghe, quindi hanno pareggiato, però ieri sono incappato in una sconfitta interna, anche se la Ghisalbese comunque sia una squadra di tutto rispetto e anche bella tosta, quindi... Senti, un girone è quando c'è il girone dispari, dove uno riposa. Io francamente, lascia tutto il tempo che trovi, gli aggettivi li ho finiti, potrei usare quelle pesanti, ma lasciamo perdere. Sono campionati di una bruttezza indescrivibile. Ormai dobbiamo stare... Sono ormai quelle sorprese che succedono ormai da qualche anno, queste società che spariscono, poi ritornano e quindi... diciamo giochi ormai fatti, devono per forza di cose inserirle in qualche girone, creare girone dispari, quindi con turni di riposo che... Gianni, la Serie D in questi anni abbiamo visto un campionato che nasce a primi di settembre e termina, diciamo, prima della pausa natalizia. Dalla post-pausa è un'altra Serie D, perché cambiano mille cose di carattere economiche, eccetera, eccetera. Abbiamo pubblicità? Perfetto. Allora, prima ci lasciamo su questa nota, ci vediamo tra 5 minuti, 5, può partire la pubblicità. Un ciao a tutti voi da Rosi, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la nostra Retina dell'Auto, con Buzzetti, concessionaria Opel e con il responsabile vendite Michele. Ciao Michele. Ciao Rosi, grazie, bentornata. Vacanze finite. Finite anche per noi, signori. Abbiamo inoltre tantissime offerte da proporvi e incominciamo subito alla grande. Volevo specificare che siamo vicinissimi a Milano, proprio... Scusa Michele, vicinissimi quanto? Perché Milano è grande, la Gran Milano. Hai ragione Rosi. Beh, vi do delle indicazioni così non potete sbagliare per raggiungerci. Siamo su due strade principali molto importanti, che è tipo Viale Certosa da Milano, che si congiunge con la Statale Sempione, San Siro con la Via Novara, che è qua dietro. Poi potete raggiungerci con le tangenziali, la tangenziale ovest, tangenziale nord, metropolitana, passante ferroviario, ferrovie nord, veramente... Non avete l'imbarazzo della scelta per raggiungersi senza sbagliare, senza problemi. Noi inoltre siamo qui, vi aspettiamo, disponibilissimi a offrirvi la nostra esperienza, professionalità e soprattutto continuità, perché la Buzzetti è presente col marchio Opel da quasi 50 anni. Siamo qui a darvi tutto il nostro servizio, soprattutto anche e dopo l'acquisto. Continuo, questa è una cosa molto importante oggi. Bene, io direi, ho già parlato fin troppo, passo la parola ai colleghi che entrano nel dettaglio e vi spiegano tutte le offerte che vi ho anticipato poco fa. Grazie. Grazie Michele, un ciao da William e Davide. Ciao da Davide, bentornati a tutti.
belli abbronzati, riposati e rilassati, però più aggressivi di prima. Esatto, giusto? Un ottimo rientro dopo le ferie, il periodo è caldo, ma anche per le offerte, soprattutto per le offerte, perché abbiamo degli sconti esagerati. Mi sa di sì. Prima di parlare però di percentuale di sconto, vi ricordo che siamo concessionari Business Center. Cosa significa Business Center? Che il nostro concessionario è specializzato nella vendita alle aziende, a tutti coloro che hanno partita IVA, quindi liberi professionisti, tassisti, quindi tutti coloro che hanno bisogno di acquistare un veicolo e lo possono scaricare fiscalmente. Abbiamo una serie di servizi dedicati prettamente a loro e delle percentuali di sconto riservate, giusto Davide? Esatto, con degli sconti veramente forti che adesso poi andremo ad elencare, però io vorrei ricordare un'altra cosa che non è da poco, perché noi siamo concessionari Opel dal 1965 e siamo sempre qua ad offrire un servizio preciso, corretto, cordiale. Io per esempio sono qua da più di 21 anni, il mio collega da 10 e dovrete vedere le nostre facce ancora per un bel po' di tempo, direi. Esattamente, perché di acqua sotto i ponti ne è passata già tanta, ma esatto, noi siamo ancora qua a raccontarvi tutte queste cose. Esatto. Non venite qua a portare la macchina e non c'è più niente, noi siamo sempre qua. Dicevamo gli sconti, allora per le categorie fleet, quindi diciamo i parchi auto con dei parchi auto, quindi tante vetture, hanno degli sconti forti. Per esempio, forti. Noi partiamo con i commerciali con Corsa Van, che è la nostra piccolina, con uno sconto... È notevole, è ben il 25% di sconto. Vogliamo dargli 10 punti in più, abbiamo anche il combo, con 10 punti in più di sconto, quindi 35%. Combo e ancora il top che c'è come categoria e come dimensione. Ah, il Movano, quindi si può anche trasformare sugli allestimenti e tutto, quindi fino al 35% di sconto su Combo e su Movano anche sugli allestiti. E il Vivaro... Il Vivaro veramente ci siamo superati. Esatto, il nostro fiore all'occhiello arriviamo fino al 40%, quindi abbiamo degli sconti veramente fortissimi. Poi venite qua che appunto ne parliamo insieme e facciamo anche conti insieme. Se non avete il pallottoliere a portata di mano, ve lo facciamo noi il conto. Più riusciamo, vi faremo delle sorprese su Vivaro. Esatto. Non ci vogliamo fermare solo a questi numeri. No, assolutamente, però gli sconti li abbiamo in percentuale anche sulle vetture per questo mese, quindi correte velocemente, perché per esempio la Corsa abbiamo il 30% di sconto sulla Corsa. Non è poco. Sulle Corse in pronta consegna, poi sulle Meriva, sulle Astra, quindi esagerato veramente. Inoltre Davide, ricordiamo i nostri amici che coloro che hanno la possibilità o l'obbligo anche per motivi lavorativi di acquistare un autocarro, abbiamo una gamma di autovetture N1 già trasformate dalla fabbrica, quindi non c'è più quell'estetica e brutta paratia posteriore. Ah no, certo, quindi per esempio se io voglio la Corsa, voglio la Meriva... Le abbiamo, l'Astra addirittura, Astra. Abbiamo tutta la gamma praticamente completa di questi veicoli. Ma con 5 posti? 5 posti no, ma neanche 2, attenzione, i posti diventano bensì 4, quindi hai una squadra di operai che devono uscire, non prendono 2 mezzi, ne prendono 1, certo. Minor consumo, minor spesa, minor inquinamento. Comfort, silenziosità, è una come macchina a tutti gli effetti, beh certo, quindi interessante. Vi ricordiamo che abbiamo la possibilità di fare noleggio a lungo termine, finanziamento, leasing, assicurazioni, abbiamo dei programmi che sono fantastici, abbiamo studiato con GMAC dei programmi, che è la finanziaria di Opel, GMAC, dei programmi finanziari che sono... Sono praticamente ad hoc e su misura, quindi vi ricordo che oltre a comprare il prezzo qua da noi, troverete tutta questa serie di servizi dedicati proprio e costruiti su di voi, su misura. Quindi... Vi aspettiamo ovviamente numerosi, siamo qua a braccia aperte ad aspettarvi, saremo presenti le ultime 2 domeniche del mese anche, esatto. Quindi se non riuscite a venire in settimana le ultime 2 domeniche, quindi 22 se non mi ricordo male e l'altra 28, 28 se non mi ricordo male, 28, date, 29 sì. Adesso se non sbaglio, comunque le ultime 2 domeniche di settembre saremo presenti. Più di questo che dire? Abbiamo anche tantissimi chilometri zero, qui una carrellatina veloce. Citiamo un esempio Davide, chilometro zero parlando di veicoli commerciali. Giusto. L'Opel Combo? Combo sì. Chilometro zero ce l'abbiamo, tra l'altro neanche il 1.600 diesel, questo veicolo parte da 13.9, IVA inclusa, chiavi in mano. Porte, tutto, sì. Clima... Dovete aggiungere il passaggio di proprietà e basta. Ok, quindi dovete solo venire qua a trovarci, vi aspettiamo. Bene signori, spero sia stato tutto chiaro, a questo punto vi aspettiamo numerosi per cogliere le super offerte che vi abbiamo proposto. Grazie e un saluto a tutti. Ciao. Ed eccoci nuovamente qui a Fuori Gioco con Gianni Casali e Giovanni Cifis. Mi dovevi una risposta, Gianni.
Sì, purtroppo tante società al giorno d'oggi hanno grossi problemi economici e quindi partono facendo determinate promesse ai giocatori e quando arrivi il mese di dicembre non riesci a soddisfare le promesse e devi per forza lasciare andare i giocatori e quindi le squadre poi cambiano. Ma posso fare una domanda cattiva? Perché sì. Si chiamano promesse? Sì. Perché sì, dovrebbe cioè, essere. Non sarebbe stato più che una promessa un accordo. Certo, sancito da una volta si diceva una stretta di mano che valeva di più di una firma. Adesso certo. Vedo che le probabilmente le strette di mano le fanno con le mani di gomma, perché dopo è vero. Vedo che a metà settembre o a fine settembre c'è ancora gente che deve comunque prendere. Giovanni, è singolare, cioè si promette, non si mantiene. Bene. Ci sono poi delle squadre che, come diceva Gianni giustamente prima, in realtà logistiche, strutturali, economiche, che potrebbero al massimo fare comodamente e serenamente una promozione, poi divagano, usiamo questa definizione, dalla promozione fanno l'eccellenza, però aspirano anche alla serie di, mantenendo però le strutture, la società, il trend legato ancora a quella vecchia maledetta discorso della promozione. Cioè salire di categoria vuol dire far salire anche la società, non puoi salire come titolo certo. E lasciare la società così com'è. E questo è il male. Sì, solo perché magari... Devo dire che ci sono anche tantissimi giocatori che comunque credono ancora a certe promesse quando sai già che non quello sono sì, in grado. Però è vero anche... Si lasciano abbindolare e convincere da certi dirigenti okay. Quando sai già che è vero, impossibile. È vero, però è vero anche che ci sono società che vanno in giro a vantarsi di essere società che sì. Rispettano gli accordi e quant'altro, con tanto di strette di mano, di presentazioni esagerate e quant'altro, e poi ti trovi a fine dell'anno che per una scusa o per l'altra arrivi a settembre, devi ancora ricevere magari 2-3 mensilità. E perché devo dire questo? Cioè, io sempre... gli allenatori, che tutti dicono sono mercenari, i giocatori sono mercenari, ok, ma le società? Cosa sono quando promettono o soldi che non hanno? Il mio timore, l'anno scorso in Serie D è successo quello che è successo da questo punto di vista. L'eccellenza è stata ancora più devastante perché la famosa frase A, lo sponsor non ha pagato, B, sono finiti i soldi, C, lo sponsor ci deve ancora pagare, era entrato ormai in una routine di non credibilità oramai assoluta da questo punto di vista. Temo, ho paura, anche se c'è stato un certo ridimensionamento nelle promesse, che a dicembre, forse anche prima, ho paura quest'anno, si arriverà al solito discorso, lo sponsor non ha pagato, si deve bla 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 bla, solita sceneggiata, il solito teatrino di circostanza. Adesso andiamo a vedere appunto la videata legata a Spitzer Sport e poi parleremo dello sportivo dell'anno. Ne parleremo subito con eccola, dovrebbe essere qui la videata. Eccolo qui, questo qui è il sito di Lombardia in Gol. Se alzate un attimo, eccolo qui, l'iniziativa di Sprint Sport e TRS vota il giocatore più forte di eccellenza. C'è un indirizzo email da marcare, da convalidare, che eccolo lì, top-player@sprintsport.it, mandate il vostro voto, mandate chi secondo voi merita di diventare il calciatore di eccellenza dell'anno. Tra tutti coloro che invieranno poi l'email estrarremo due persone che saranno ospiti nostri alla serata finale di maggio per quello che riguarda lo sportivo dell'anno. Abbiamo detto lo sportivo dell'anno, può partire lo spot dello sportivo. Nelle verdi campagne lodigiane trovi la vecchia osteria Ca del Parto, cucina semplice dalle tradizioni lodigiane. Ca del Parto è un'osteria di lungo corso, già attiva dal 1963, a tua disposizione per matrimoni, battesimi ed ogni tipo di ricorrenza o anche per una semplice cena tra amici. Simone e Sara ti aspettano con la loro sapiente arte culinaria nel preparare piatti semplici ma inimitabili legati alla tradizione lodigiana. Siamo in località Ca del Parto, frazione di Brembio. Visita il nostro sito internet www.osteriacadelparto.it.
Eccolo qui, l'Osteria La Calda del Parto, ringrazio Simone e Ilara che quest'anno ci ospiteranno per la prima volta in occasione della 12ª edizione dello Sportivo dell'Anno. La classifica, lo Sportivo dell'Anno, Spampatti, Crotti a quota 2, poi un voto per Sorti, Scaldaferro, Albe e Gatti. Andiamo avanti con lo Sportivo, i calciatori di Serie D, ricordo in questo caso aspettiamo anche in questa circostanza una prestigiosa collaborazione, ne saremo in maniera dettagliati la volta prossima. Per quello che riguarda appunto invece il miglior calciatore di eccellenza con il patrocinio appunto del comune di Trezzo Svollada e di Sprint Sport, qui potete votare esclusivamente attraverso il mezzo online appunto, e avremo poi naturalmente il Memorial Giancarlo Gambarin. Il tuo personaggio della settimana, lo chiedo a Giovanni Cefis. Il mio personaggio della settimana? Sì. Ma deve essere... Quello che vuoi. Serie D, eccellenza, dirigente, allenatore, quello che vuoi. No, ma io... Cioè, io voto un mio ex giocatore che è Ghisalberti, perché... del Ciserano, perché ritengo che... già l'anno scorso avesse dimostrato che quella categoria non facesse più parte sua, nel senso quando il giocatore dimostra che la categoria ormai la fa occhi chiusi e che soprattutto non c'entra più con quella categoria, credo che sia giusto che la società e lui stesso provino a fare qualcosa di più. Gianni, non votare in casa che non puoi. No, Gianni Cefis mi ha letto nel pensiero. Io anch'io avevo pensato a Matteo Ghisalberti perché è stato un ex ponte, sono legatissimo a lui, ci ha fatto vincere una Coppa Italia regionale e avevo pensato proprio a lui, guarda caso. Mi ho pensato la stessa persona. Veramente? Non io mi permetto di rivotare una persona che questa sera ha tutti gli onori della cronaca, che è Mister Gatti dell'Inveruno, che insomma... tre partite, 9 punti, ne ho promossa. Non mi piace usare la bella favola continua, non siamo il cinema. Comunque, diciamo, questa è una squadra che per concretezza, per maturità, per brillantezza e anche perché la squadra si vede che viene gestita molto bene dalla panchina, merita appunto un applauso appunto a mister Gatti, che sta lavorando davvero bene per quello che riguarda il discorso legato all'Inverno. Senti, nel raggruppamento nostro dicevamo dell'Alzanocena. Io l'ho vista, per esempio, Caravaggio mi aveva destato una impressione molto negativa, onestamente e sinceramente. Così come aveva destato impressione molto negativa la Prosesto all'opera con il Caravaggio 15 giorni fa appunto nell'anticipo. Insomma, c'è qualche squadra che ha anche qui lavori in corso. Sì, noi l'abbiamo incontrato ieri, l'abbiamo affrontato ieri, abbiamo, diciamo così, ai punti potevamo aver vinto la partita, purtroppo ci è mancato il gol. Abbiamo attaccato per quasi tutti i 90 minuti, abbiamo avuto 3-4 occasioni, non siamo riusciti a concretizzare. Però siamo solo all'inizio, quindi le squadre devono essere ancora... Lo dico adesso Gianni, lo dico anche a Giovanni, basta aprire un qualunque sito, partiamo come sempre dal nord o sud o viceversa, qualche allenatore è saltato, chi magari è saltato subito perché non ha portato lo sponsor, sì, c'è anche. Promesso poi è venuto meno, chi ha dovuto subito litigare con il presidente ed è stato trombato, noto dei casi abbastanza singolari in campagna, in Basilicata, leggevo in queste... Sì, in campagna ore... è Capuano, ma questo è stato un personaggio da tantissimi anni. Detto tantissimo, bravissimo. Dico questo perché io già sento dei rumors quasi sinistri legati alle nostre squadre. Già si parla di qualche allenatore sulla graticola, si parla di qualche giocatore pronto al taglio brutale, insomma le solite cose che non dovrebbero accadere e accadono puntualmente. Tra i rumor, lo dico con molta semplicità, anche mister Farsettini rientra nei rumor. No, assolutamente no. Secondo me sta lavorando bene, abbiamo allestito una squadra
di un certo livello, purtroppo cambiando gran parte della squadra dei giocatori ci vuole un attimino di tempo per riuscire a trovare. No, se la società glielo un dà filo di gioco. Per l'amor di Dio. Fermo restando che poi non è una fiducia eterna, perché veramente. Però i tagli brutali, i licenziamenti, gli esoneri brutali, perché perdere una partita e fai un pareggio, insomma, è un dettaglio sempre scandalosamente evitabile. Giovanni, tu che sei più... lui è proprio dirigente. Tu che sei allenatore. Questo è il momento, è un momentaccio per gli allenatori. Perché sembrerà ridicolo, ma tra la prima e la terza, nella testa del presidente, arriva quel tarlo di forse ho sbagliato. Sì, ma io l'ho provato sulla mia pelle a Villa d'Adda, dove alla seconda avevo già capito che sarei stato esonerato. La seconda giornata, per cui, e infatti dopo la quarta sono stato esonerato, ma ormai era lampante la cosa, perché avevamo perso in casa col Serenio 1-0 e praticamente non c'era un dirigente, finita la partita, già a metà tempo uno dei due presidenti, già quando io sono passato vicino a lui l'ho salutato, lui mi ha neanche degnato uno sguardo, e a fine partita non c'era già più nessuno, io già lì avevo capito che ero saltato. E dopo le altre due trasferte successive, la prima l'abbiamo vinta, la seconda abbiamo pareggiato a Meda, e anche lì ho capito che non c'era nessuno, per cui ho capito che sarei stato esonerato. Infatti il giovedì mi fu comunicata la decisione, per cui ormai viviamo in un ambiente dove quando sento parlare magari di programmi mi metto a ridere, perché sì. Programmi credo... I programmi non diciamo stupidi, si naviga vista. Diciamo si naviga settimana in settimana, è brutto, perché è brutto un allenatore, come dice Casati stesso, se arriva in una squadra dove ha cambiato magari 10 giocatori, dove in Serie D soprattutto capita quasi sistematicamente... E dice, un allenatore non ha né la bacchetta magica, certo. Soprattutto... Ecco, a difesa di Falsettini, che viene da un'annata tragicomica come quella di Sant'Angelo, che è tutto dire, Gianni, è vero che il Gozzano ha cambiato tanto, è vero che il Gozzano mediaticamente ha avuto un peso importante, questa è perché ha fatto degli acquisti importanti, sì. Dal punto di, quindi c'è stata una salita di tono anche da questo punto di vista. È altresì vero, e questo te lo chiedo, che il Gozzano quest'estate non doveva fare questo raggruppamento. Si era parlato del raggruppamento con le Liguri, eccetera, eccetera, per una ragione più logistica. La domanda è che ti faccio, fare la squadra per un raggruppamento ipotetico e fare la squadra nel raggruppamento in cui ti trovi dopo, non è la stessa cosa. Ti fermo un secondo. Pronto, buonasera. Buonasera, buonasera. La fermo un secondo al telefono. Gianni, molto rapidamente. Rapidamente, il primo anno di Serie D abbiamo fatto il girone di Vico, le Bergamasche, così ci siamo salvati all'ultima giornata. L'anno dopo abbiamo detto proviamo a fare il girone A, ci siamo salvati alla penultima giornata. A questo punto fare uno, fare l'altro, non sai mai. Comunque diciamo, nel caso di cosa, cambiato tanto, ci vuole davvero. Ci vuole un attimino di tempo. Ecco, la squadra secondo me è allestita bene. Poi vedremo. Pronto, buonasera. Buonasera, sono Paolo da Pavia. Dica tutto. Ciao Paolo, ciao Paolo. Ultimamente i tuoi ospiti. Cosa ne pensano del Legnano nell'eccellenza che sta andando bene, punteggio pieno in classifica, va bene, e un pronostico vostro di domenica prossima, oltre Po Voghera, Sant'Angelo. Grazie Lucio. Grazie Paolo. Allora, sull'oltre Po Voghera, francamente posso dirti una cosa sola. Alla luce del bailame che è nato quest'estate, su questa fusione quasi forzata di questa cosa, che francamente non è che abbia suscitato molti entusiasmi in terra pavese, Paolo ne sa, è meglio di me. Diciamo che i risultati quantomeno stanno acuendo un attimino quelle che erano le perplessità di quest'estate. Sul Legnano, Gianni. Una nobile decaduta. Mi ricordo ancora quando c'era Scienza che... Però non vinci né con il blasone né col nome. No, sicuramente no, anzi è più difficile ancora, vediamo... Quando le squadre, quando il nostro girone va a giocare con l'Ecco e quant'altro, quante difficoltà avrà Piacenza nonostante il grosso pubblico, perché chiaramente tutte le avversarie vanno
contro la storia e quindi vanno, ci in un grande stadio vai, ti fai fare la fotografia 23 volte. È chiaro che è uno stimolo in più, per, come diceva il nostro amico prima al telefono, che diceva che non trovava le motivazioni ad andare a vedere magari l'Aurora Seriate che c'aveva 10 persone, la stessa cosa il giocatore che magari Seriate è abituato con i suoi 50 fedelissimi a ritrovarsi a Legnano piuttosto che a Lecco o a Piacenza con 2000. Io ricordo per esempio Federico Cantoni, l'anno che aveva giocato a Sant'Angelo, fece una grande stagione, ma lui mi ha sempre detto che era anche motivato di avere un pubblico, giocare in uno stadio, il pubblico lo senti vicino, caloroso, partecipe, si tonifica. Certamente si gioca, come dicevi, con tutto rispetto, in altre situazioni dove si accende la sigaretta con l'accendino lo sente il portiere, non è che sia poi... Il grande pubblico per uno che gioca a calcio è la benzina, nel senso, se ti tifa a favore chiaramente ti dà una spinta in più, se ti tifa contro non è facile perché se uno caratterialmente debole lo subisce, però uno che gioca a calcio quando si ritrova a giocare davanti a 2000-3000 persone lo stadio pieno, è anche se è il pubblico avversario, però lo nello stesso modo gli dà una carica. Io ho provato gli anni di Lef in C1 dove andavamo a Vicenza, Ravenna, Bologna a giocare con 5, 6, 7 mila persone, a Lecco stesso ci siamo giocati un campionato con 7 mila persone, stadio strapieno, scortati dall'F a Lecco, e noi trovavamo la carica perché chiaramente all'F, tolti i nostri 1000, 1500, 2000 persone che c'erano ogni volta, però per noi che fossimo primi o ultimi, quella gente era e quella rimaneva. Andare in quegli stadi per noi era una soddisfazione personale perché andavamo a giocare il calcio vero. Beh, io ho chiesto un parere sul un pronostico su Old Trafford Sant'Angelo. Posso dire una cosa sola: Sant'Angelo fa quello che può con quello che ha. Alla luce delle vicissitudini delle scorse stagioni, è cara grazia che sia ancora in eccellenza. Io vorrei parlare anche del Sant'Angelo, avere qualcuno anche del Sant'Angelo, però di solito nella comunicazione, nel rapporto tra stampa e società, almeno negli anni 2012-2013, funziona così: c'è una televisione che lancia un invito, la società lo recepisce, c'è un discorso di email, c'è un discorso fattivo di collaborazione. Il silenzio, o per meglio dire il non sapere come si fa a comunicare con la stampa, poi va a deteriorare il fatto, a determinare il fatto che c'è una chiusura proprio netti nel riguardo di quella società, ma non per cattiveria, ma perché c'è mancanza di comunicazione. Punto, fine del discorso. Vale per il Sant'Angelo così come vale per tante altre società che probabilmente non sono abituate ad avere un rapporto dialettico con la stampa. Abbiamo rivisto l'indirizzo per quello che riguarda il voto di eccellenza. Senti, l'eccellenza poi avrà l'anno prossimo, alla luce dei cataclismi che avverranno in seconda divisione, io continuo a ribadire che la vera eccellenza di questi anni sarebbe di fare un solo girone. L'aveva proposto Milesi, a cui cordialmente saluto, gli avevo dato anche del pazzo, mi devo ricredere, perché tutto sommato credo che negli anni 2012-2013, in questi anni, potrebbe essere davvero la formula vincente. Io, per quel che mi riguarda, per me o la Serie D o l'eccellenza non dovrebbe più esserci. L'eccellenza se sparisce ci fa un piacere. Ma no, ma anche o la Serie D, perché secondo me sono categorie ibride, cioè la Serie D o la... Io parlo per mia opinione umilissima, o la si fa per vincere o si fa per restare su, cioè secondo me... Quelli che la fanno per arrivare terzi, secondo me, a fare i playoff sono pazzi. Ma questo è un mio modo di vedere mio, che poi sarà sbagliatissimo. E l'eccellenza è uguale. Cioè, secondo me era più come era tanti anni fa, dove appunto c'era la C, c'era solo la C, la D, c'era la D e la promozione. E c'era la promozione, per cui c'erano era dei, molto... dei gradini belli alti. Cioè, bei gradini perché... Non venivi, dovevi fare gli spareggi. Si doveva fare gli spareggi, eccetera. E poi si vedeva, era specializzata a fare gli spareggi, io mi ricordo, e si vedeva molto quello che erano le categorie, cioè innanzitutto il giocatore di qualità di una promozione di serie si vedeva, e
si vedeva il distinguo, esatto, tra quello che era, cioè, il grande giocatore in promozione professionista, poteva essere un buon giocatore al massimo. Ma anche, scusa, il campionato che dicevi tu a Villadada che sei stato esonerato, quel campionato lì di eccellenza, c'era un sacco di squadre, Ponte, Villadada, Seregno, Mariano, sì, sì. Era un campionato alla grande. No, può capitare, Gianni, che sì, ci sia, sì, il campionato che tutto d'un tratto si arricchisce di grandi società e si arricchisce anche di squadre che hanno delle verità di primato. Ma ci sono anche dei campionati. Io quest'anno, per esempio, sul fronte dei tre giorni di eccellenza, ti giuro onestamente, non a parole, non mediaticamente, ma con i fatti, una società, una, che ha mezzi, struttura e società consone a fare il salto in avanti. Posso sbagliarmi, se qualcuno mi vuole smentire, felicissimo di essere smentito, ma fino a prova contraria continuo a pensare che su questi fronti, a parole sì, nei fatti sono molto scettico. Faccio anche un nome, il più accreditato, più acclamato è il signor Legnano. Ma ricordiamo che il signor Legnano viene da una disastrosa, oserei dire incredibile, situazione passata negli anni scorsi e prima di fare il salto in avanti deve ristrutturare la società, deve adeguare il tutto. Non è facile. È questo che io voglio dire. Ecco perché questi gironi hanno un senso di tiriamo campane. Poi se c'è qualcuno, qualche sfigata che vince, sono problemi suoi. Questo mi sembra che sia il mio personalissimo metro di valutazione. Noi siamo giunti alla fine. Io ringrazio Gianni Cefis, Gianni Casale. Io ti riaspetto più avanti ancora per fare, è stato un piacere parlare con te. Grazie a voi tutti della vostra gentile e cordiale attenzione e a Dio piacendo rinnoviamo l'appuntamento lunedì, stessa ora, stessa rete. Grazie, buonanotte a tutti e buona settimana. Questo programma è stato offerto da BM Carrelli Elevatori a Zingonia di Ciserano. Vendita, assistenza, noleggio carrelli elevatori di tutte le marche, transpaller manuali ed elettrici, semoventi, muletti diesel ed elettrici. Azienda veloce, dinamica, efficiente e professionale, in grado di soddisfare qualsiasi cliente. Servizi moderni, efficienti e professionali. BM Carrelli Elevatori a Zingonia di Ciserano, Bergamo, Piazza Milano 3, telefono 035 88 33 50.